Buongiorno a tutti. Allora, come vi ho accennato nei video precedenti, sto realizzando un progetto in Brick Stitch, un progetto se non erro di Valentina Licitra, mi piace molto e quindi ho deciso di farlo anch'io. Mentre appunto realizzavo questo progetto, mi è tornato in mente che avevo promesso a delle persone di fare un mini tutorial di come io sia riuscita, lavorando il Brick Stitch, a non far vedere i fili nelle parti, diciamo, laterali del lavoro. Ora, non è che io abbia inventato il modo per non far vedere i fili, assolutamente. In realtà io mi sono messa a pensare a come potessi non far vedere il filo, mi è venuta in mente un'idea, ho provato a realizzarla e ci sono riuscita. Naturalmente sono poi andata su internet, semplicemente cercando Brick Stitch, la parola Brick Stitch, come si lavorasse, automaticamente è venuta fuori come si lavorasse la parte esterna del Brick Stitch. E quindi non ho inventato assolutamente nulla. Allora, ammettiamo di aver fatto la prima riga a Brick Stitch. Allora, non guardate questi cubi che sono tutti disuguali. Li ho acquistati da Macca e devo dire che ci sono rimasta molto male. Allora, noi cosa facciamo generalmente? Prendiamo un cubo, lo mettiamo sul lago, lo portiamo alla fine, quindi qui, ed inseriamo lago. Aspettate che ve lo faccio vedere bene. Ci riesco, ecco qua, e infiliamo l'ago nel primo, al di sotto del filo, tra il primo e il secondo cubo, e tiriamo il filo. Naturalmente poi passiamo sopra all'interno del cubo appena inserito. Tiriamo un attimo e questo è quello che viene fuori, giusto? Ok. Come potete vedere, se si vede, eccolo qua, il filo lateralmente esce fuori e non è una bellissima cosa. Ora io ho dietro questo ambaradam qua, avrei dovuto mettere una cosa bianca. Ecco, il panettone ho messo. Vabbè, un panettone che mi hanno regalato. E quindi noterete che il filo si vede. Passiamo a come non far vedere il filo. Pubblicità occulta del panettone. Allora, questo è. Aspettate che me lo metto a fuoco. Ecco qua. Questo è sempre la prima riga. Ammettiamo di aver fatto la prima riga. Ora cosa facciamo? Noi dobbiamo evitare di far vedere il filo lateralmente. Quindi inseriamo due cubi, non un cubo, due cubi. E non lo inseriamo nel primo filo che incontriamo, quindi non passiamo con l'ago nel primo filo che incontriamo, ma nel secondo. Semplicemente nel secondo infiliamo l'ago e tiriamo il filo. Allora troverete i cubi messi onestamente in una posizione indegna e questo ci sta, tranquilli. Cosa fate? Cosa fate? Se riusciamo a mettere a fuoco, ok. Passate con il filo nel primo cubo che troverete, ok? Quindi questo qui, questo. Naturalmente dal basso verso l'alto e tirate il filo. Ora i cubi si sono sistemati, però si sono sistemati a mo' di fascia e rimbonna, se ci fate caso. Quindi per accostarli, per riavvicinarli, cosa fate? Inserite il filo nel primo cubo dall'alto verso il basso e tirate il filo. Dopodiché fate, per riavvicinarli, perché noi dobbiamo uscire qui per continuare a lavorare, inserite il cubo e il filo dal basso verso l'alto nel secondo cubo e tirate il filo. I cubi si sono assolutamente avvicinati e il filo non c'è. Non c'è filo e i cubi si sono avvicinati assolutamente. Vedete? Naturalmente, per continuare a lavorare, lavorate come sapete, no? Come sapete, continuando a inserirne uno per volta. Di nuovo, ecco qua.
uno per volta, assolutamente, facilmente, ecco. Dopodiché ancora un cubo per volta, dopodiché questo, diciamo, lavoro si fa solamente, assolutamente solamente nel primo. Io sono mancina, quindi preferisco lavorare sopra, da sotto a sopra, è incredibile, mi dispiace. Ecco qua, avete creato il secondo giro di cubi. Allora, mettiamo questo. E i cubi doppi si lavorano soltanto all'inizio del giro, quindi in questo caso noi ci ritroviamo su e dobbiamo fare la stessa cosa per non far vedere il filo. Quindi di nuovo due cubi sul lago o due d'elica, quello che è, insomma. Non entriamo nel primo filo, ma nel secondo, quindi tra il secondo e il terzo cubo inseriti. Di nuovo troveremo i fili lavorati, i cubi girati in questo modo, risaliamo nel cubo, nell'ultimo cubo inserito, tiriamo il filo, ok, di nuovo scendiamo nel primo cubo inserito, ok, ci state? E troveremo praticamente i cubi affiancati a mo' di brick stitch di herringbone, scusate, in questo modo. Ora, essendo usciti da qui, di nuovo rientriamo nel secondo perché li dobbiamo avvicinare, mica per altro, perché questo lavoro lo potete fare anche alla fine, non è necessario che voi avviciniate i cubi subito. Ecco qua. E abbiamo adesso, lasciate perdere che vedete gli incredibili buchi tra un cubo e un altro, ma non essendo scusate, precisi i buchi. Allora, mettiamo che siamo arrivati alla fine, perché voi direte: e se io quando arrivo in punta devo inserire un solo cubo, come faccio? Giustamente, inserendo un solo cubo e non inserendone tutti e due, scusate, ma ho messo la telecamera su un vecchio album di fotografie. E non fa altro praticamente che imprigionarmi il filo. Ecco. Come facciamo? Allora, inserite l'ultimo cubo e non passate nel filo. Assolutamente no. Passate direttamente nel cubo, nell'altro cubo. E il cubo, vedete, si disporrà in questo modo, disteso. Ora lasciate perdere che guardate quanto è disuguale rispetto agli altri, è tagliato malissimo. Perché se fosse un quadrato non notereste la differenza, ok? Quindi stendete praticamente il cubo, non lo mettete con i buchi dritti per dritti, ma i buchi sono stesi, vedete? E in questo modo non si vedrà il filo nemmeno l'ultimo cubo inserito. Spero di esservi stata d'aiuto. Un bacione a tutti e ci vediamo al prossimo video con quel progetto che vi stavo dicendo.